giocatore che vedremo oggi sono sostanzialmente due: la funzionalità di guida a sinistra, quindi l'auto diciamo che farà la curva a guida a sinistra, e poi ruota a sinistra, e poi diciamo l'attraversamento pedonale. L'attraversamento pedonale è un caso diciamo per cui ci ha richiesto molto addestramento. Tenete conto che nella mappatura di questa strada, per la SUV è una strada, esiste un attraversamento pedonale in quella posizione, poco più avanti. È mappato a livello di proprio mappa HD. E quindi la SUV attuerà una strategia riconoscendo sulla mappa l'attraversamento pedonale, avvicinandosi, rallentando progressivamente e facendo l'attraversamento pedonale. È diverso da un caso che invece potrebbe funzionare, quello di un attraversamento di un pedone non sulle strisce. In quel caso ovviamente l'SUV attuerà una strategia di arresto progressivo in funzione della velocità, e considererà anche la possibilità di schivare l'ostacolo. Questa seconda funzione di schivare l'ostacolo è un'ulteriore funzionalità che è stata addestrata la SUV.